Oggi sono uscita per andare a fare una commissione e in pochissimo spazio, diciamo in 2 chilometri quadri al massimo, guardandomi intorno ho scoperto, perché non ci avevo fatto caso e penso che anche voi potrete farlo e scoprirlo esattamente come me, che siamo circondati da antenne 5G che sono misteriosamente apparse. Ora io vi mostrerò questa piccola carrellata, di queste antenne che ho filmato proprio per farvi vedere e subito dopo, vi spiegherò effettivamente la gravità, della presenza di queste antenne, che sono state installate senza, che noi cittadini, ne fossimo messi al corrente. Il 5G non è sicuro per la salute, non c'è stata sperimentazione né ricerca ed è stato imposto senza verifica. Ogni 60-100 metri verrà installata una fonte di alta frequenza che andrà ad interferire con ogni organo, tessuto e cellula di adulti, bambini, embrioni e feti. Non esistono studi e ricerche scientifiche sugli effetti e sui danni sulla salute dell'irradiazione obliquitaria, permanente, cumulativa e multipla di onde elettromagnetiche in aggiunta a quelle già esistenti, quali 2G, 3G, 4G e Wi-Fi. Siamo già immersi nell'inquinamento elettromagnetico ed è un problema da non sottovalutare, anche perché passeremo dagli attuali 6 volt metro ai futuri 61 volt metro proprio grazie, tra virgolette, ai 5G. Senza nessuna autorizzazione, né consenso informato, né parere di comitato etico, è già stata autorizzata in molte città italiane l'installazione di antenne 5G, ma questa autorizzazione verrà presto, estesa a tutta Italia. Questo proprio per tutti i 60 milioni di abitanti, della nostra amata Italia. Avremo scenari non prevedibili, proprio perché le onde radio non esistono in natura. È comunque già ampiamente prevedibile l'aumento di cancro, in particolare il cancro cerebrale. L'alterazione delle informazioni del nostro DNA. È presumibile comunque che aumenteranno le patologie a livello neurodegenerativo, aumenteranno le problematiche comportamentali, aumenteranno comunque le alterazioni degli organismi in via di sviluppo. Senza contare anche l'alterazione della funzionalità del pancreas con aumento dei casi di diabete, se mai ce ne fosse bisogno, e l'alterazione del battito cardiaco. Quindi aumenteranno in maniera esponenziale patologie quali la SLA, l'Alzheimer e il morbo di Parkinson. Le onde 5G creano onde centimetriche e millimetriche che entrano fino a 1 centimetro di profondità della nostra cute. È comunque risaputo che appunto a questa profondità appunto della nostra cute abbiamo nervi, abbiamo terminazioni nervose, abbiamo vasi sanguigni. Quindi, in aggiunta alle patologie già descritte e viste aumentate grazie già al 2G, 3G, 4G e Wi-Fi, sicuramente con questa implementazione di onde elettromagnetiche che andranno proprio ad infiltrarsi all'interno della nostra cute, sicuramente le patologie elencate peggioreranno, aumenteranno, ma non solo, se ne creeranno di nuove, in quanto ci saranno effetti locali ed effetti sistematici, attualmente sconosciuti. In quanto non studiati. Il 5G comunque non andrà soltanto ad interferire con la nostra salute, ma andrà ad interferire con tutto quello che è la meteorologia e anche con l'ambiente degli insetti, andando a disorientare anche le api che non riusciranno più a ritornare ai propri alveari. Senza contare che per far sì che queste onde elettromagnetiche possano comunicare tra di loro, devono anche disboscare tutte le zone dove vengono installate. E visto che per un buon linguaggio tra di loro queste antenne devono avere una distanza non superiore ai 300 metri, va da sé che anche tutta la nostra natura ne verrà inficiata. Allora, vedete qua il cantiere ancora da smantellare, diciamo.
Questa antenna è stata appena messa da pochi giorni con gli operai che lavoravano senza, come dire, distanza di sicurezza. Vedete, questa è proprio un'antenna 5G. E adesso vi farò vedere le altre che ho scoperto in questi giorni, tutte, insomma, appena nate, diciamo. Un'altra antenna 5G appena nata a circa 300 metri di distanza in linea d'aria dall'altra, dalla precedente. Qui invece ce n'è una in mezzo alle case. Ancora un'altra. Praticamente questa è un'invasione silenziosa di 5G. Qua ce n'è un'altra, ragazzi. È tutto in un raggio di 3 km quadrati circa. Un'altra. Questa invece direttamente sul tetto di una casa. Ancora un'altra. Concludo con un mostro urbano. Addirittura piazzato in questo modo sul tetto di una casa. Pazzesco. La domanda finale comunque rimane una. A cosa serve il 5G effettivamente? A velocizzare un qualcosa che è già abbastanza veloce, per raggiungere una velocità, maggiore che porterebbe a cosa? L'unica risposta plausibile è quella di, poter ipotizzare che vogliano avere un dominio, un controllo totale, su ognuno di noi. Quindi, cari amici, abbiamo il dovere morale di fare una buona informazione perché la mancata informazione è l'occultamento della verità che andrà a distruggere il nostro piccolo orticello che, come abbiamo visto, nel momento in cui si espande con più velocità, anche solo a causa di un piccolo virus, travolge tutto e tutti.